Il vento di scirocco, assordante e sordo come l'ululato di cupi nella notte, che già piegava le palme e gli altipini percossi dalle sue frustate, cominciò a scardinare le persiane che circondavano il grande salone. Agli occhi impauriti di Eleonora, nei suoi 9 anni, sembravano bocche spalancate in attesa di divorare una preda. È un passo del volume, è solo un gioco di anime, letto dall'autrice Romina Caruana, attrice e scrittrice agrigentina, in occasione della presentazione del volume al Castello Arabo Normanno di Salemi nei giorni scorsi. Un gioco di anime è un viaggio tra i sentimenti, le emozioni e la crescita interiore percorso all'interno della famiglia, in cui Eleonora, una bimba di 9 anni, figura centrale del romanzo, osserva, elabora e comprende in silenzio cosa si nasconde dietro la personalità complessa del fratello Alessandro. Un romanzo autobiografico. Biografico dalla fluida narrazione, intriso di una spiccata sicilianità in cui l'autrice centra problemi attualissimi sociali, quali quello dell'autismo e quello della violenza di genere intrafamiliare. Autore il padre Luigi, figura autoritaria che rifiuta il problema del figlio colpevolizzando la moglie Letizia. Questa è un'ottima domanda perché ci dà proprio la possibilità di parlare di un argomento che in genere dà proprio fastidio ed è ancora visto come un argomento tabù, quello della violenza nelle mura domestiche e soprattutto sulla figura femminile. E purtroppo vanno denunciate, vanno oramai proprio dette, speaking out, dicono gli americani, cioè proprio vanno gridate perché non se ne può più di violenza nelle famiglie. È un argomento chiaramente difficilissimo da far arrivare proprio alle stesse famiglie perché chi è vittima di una violenza è difficile che ne riesca a venire fuori e a denunciarlo, però il mio monito per tutti quanti è: qualsiasi forma di violenza, vi prego, soprattutto le nuove generazioni, le ragazze, denunciatelo. L'iniziativa si inquadra nell'ambito del cartellone delle manifestazioni estive del Comune di Salemi. Un cartellone che va da agosto a settembre e che vede anche un convegno molto interessante con il Politecnico di Torino che riguarda un bando che il Politecnico, insieme al Comune e alla Fondazione Wish, ha vinto con la Fondazione Sicilia sul tema riabitare i borghi antichi.